sacrificato ogni cosa per cercarla. Un mondo racchiuso in una storia sussurratami secoli fa. La storia di un eterno potere, dal sapere illimitato, dalla fame insaziabile. L'entità. Un regno così vicino al nostro, ma al contempo inaccessibile. Finché non l'ho trovato, Frank Stone, la mia chiave, il mio killer. Mi chiamo Augustin Lieber e sto per cambiare i nostri mondi per sempre. Immagino che tu sia il guardiano. Esatto. Sorvegli l'intera zona da solo? Oh no, ho un aiuto. E dov'è? Al lavoro? Più o meno. Merlin va un po' dove gli pare. Merlin? Il mio cane, Doberman Pinscher. Il miglior amico del mondo. Fedele fino all'ultimo respiro. Mi fido più che di me stesso. Devo farti qualche domanda. Sono qui per servirti. Il tuo nome? Thomas Jefferson Holt. O Tom. Agente Sam Green. Tom, voglio parlarti di... Sì, lo so. Il ragazzo scomparso. Esatto. Può essere scomparso qui? È grande come acciaieria. La più grande di Cedar Hills. Ma questo non cambia niente. Non c'è nessun tipo di faccenda strana qua. Non se ci siamo io e Merlin. Sicuro? Mi sembra un'area molto vasta per te e il tuo cane. È un lavoraccio, vero? Ma non è l'importanza del lavoro
a tenerci allerta e pronti all'azione. Stavi bevendo? Giusto un bicchierino. E la palpebra cala, che è una bellezza. Lo fai spesso? No, no, spesso no. È più tipo una cura, solo se all'occorrenza. Capita spesso? Per questo sei qui. Per cazziare un veterano sulle sue pratiche mediche? No, sono qui perché è scomparso un bambino. E ogni minuto sprecato è un'occasione persa per trovarlo. Beh, non lo trovi qui. Se è nel raggio di un chilometro da qui, fidati, io lo sentirei. Ottimo, darei un'occhiata in giro. Vuoi lavorare al mio posto? Fai pure. Ti ringrazio, Tom. È stato un piacere. Una finestra aperta. Potrei entrare da lì. Devo andarci piano.
Ehi là? C'è nessuno? Polizia! Ehi, signor... Sono l'agente, Grimm. Sì. Ha visto Merlin, forse. No, scusa. Stai bene? Sì, è che... Cristo, non lo senti? Narici fuori servizio. Sono finito un po' troppo vicino a una lattina di ibrite tempo fa, in trincea. Ah... Magari è una benedizione. Devo scoprire da dove viene. Che odore ha? Pessimo. Merlin! Eccoti qua! Ci chiedevamo tutti dov'eri. Vieni qui, bello! Dannazione! Sarebbe stato meglio se vi conoscevate decentemente. Miseria. L'hai fatto tu per lui? No. Quindi qualcun altro ha capito come arrivare al suo cuore. Col cibo. Impossibile. Io e Merlin siamo una squadra. Chi si metterebbe tra un uomo e il suo migliore amico? Cos'è? Tipo un Würstel. Guarda che roba. Quel cane pulcioso. Credi che sia del ragazzino che cerchi? Non abbiamo prove. Ma se... Fatti un favore e non ci pensare. Stasera le tue ipotesi sono terribili. Cos'era quel suono? Sta dietro di me. Bene, questa è la... Rad? Sì, a che serve? Per la fornace, credo. Non sei sicuro? Sono il guardiano, non un operaio.
serve qualcosa per forzare l'apertura. Eccoti qua. Stai indietro. Ok. Tieni. In auto c'è la radio. Chiama la centrale. E tu dove vai? Tu credi che il bambino sia là? Non so. Ho una sensazione. E non mi piace. Devi prendere anche questo. Fai in modo che arrivi allo sceriffo. Non lo so. Mi servirebbe qualcosa per tirarmi su. Non ti fa bene per niente. Grazie, dottore. Ti richiamo. E assumiti un po' di responsabilità per una volta. Cosa? Mi hai sentito benissimo. Ehi. Non l'ho voluto io. Stavo lavorando. È stato il cane a fare il tuo lavoro. Abbi un po' d'onore. Onore? Vedrai che lo so fare il mio lavoro. Non chiedo altro.
deve essere questo. Questo posto mi fa venire la nausea. Le cose si fanno sempre più strane. Maledetti spazi ristretti. Ah!
tutto ok, è tutto ok. Ok.